Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Let's Play! Siamo su New Super Mario Bros. U Deluxe! In attesa di Super Mario Bros. Wonder, ho deciso di provare un titolo che non ho mai toccato neanche per sbaglio. Non è che non ho mai giocato New Super Mario Bros. U Deluxe, in particolare, perché ce l'avrei anche su Wii U, e non l'ho mai neanche messo il disco, il che è un piccolo problema. L'ho recuperato da una svendita totale a pochi euro, e ho detto, vabbè, per la collezione lo prendo, poi un giorno lo giocherò, e non l'ho mai giocato. Poi, come un idiota, non ricordandomi di averlo, l'ho comprato anche per Switch, e quindi eccoci qua oggi su New Super Mario Bros. U Deluxe. Sì, Deluxe è molto importante ripeterlo. Siamo un giocatore, prendiamo lui, io prenderei Luigi. Abbiamo anche il Ruboniglio ha lo stesso effetto del Wonder, che ti permette di sopravvivere e rubare le monete. Ma comunque, non abbiamo Peach però, per qualche assurda ragione, però prendiamo Luigi. Bellino. Non so se hanno le stesse abilità, tipo Luigi può saltare più in alto, Todd è più veloce. Bello! Ah, la ghianda! Ed ecco che dobbiamo impegnarci a salvare la principessa Peach ancora una volta dalle grinfie di Bowser. Sì, sì, fate festa e fiera. Arrivo io. Ah, prima è Lemmy. Boh, che cattivo. Sì, ma basta ridere con questa risata sbagliata. È finito. No, c'è coso, oddio, il Mad Lad. No, attenzione. Piena delle ghiande, vai. Vai, subito, non ci guardiamo neanche intorno. Sentiero delle ghiande. Eh beh, certo, si è piena delle ghiande. Non poteva esserci altro. Ah, ma qua è quello dove si corre con B? No. Anzi, sì, oh mio Dio. Oh, che fai? Ah no, qua si salta con B. Ah, quindi i pulsanti sono questi. Ok, ho capito qual è il pulsante per correre. Ok, qua mi sa che è meglio giocare con il D-pad e non con... Che paura! Ma che spavento! Allora, devo ben capire come funziona sta tutta la... da roditore. Vediamo un po'. Ah, ma ho aperto le ghiande qua, le monete nascoste. Vabbè, ma non è che voglio prendere tutte quante le monete nascoste. Sì, mi dà un po' fastidio, però. Non è che se non le prendo tutte succede qualcosa. Allora, in teoria negli altri Super Mario, prendere queste monete serve... Ah, ma questa era tangibile. Ah, serve a aprire dei mondi nuovi, aprire le case dei Todd e altre cose carine. Quindi, io le ho prese ora, cerco di prenderle tutte. Non vi assicuro che le prenderò tutte al 100% perché sono impedito in questo genere di cose. Nel completismo sono un po'... Ah, ma posso anche aggrapparmi con la tuta, quindi. Oh. C'è salto triplo qui? Sì, c'è. Però se non muoio magari è meglio, eh. Ok, ho preso questo. Cavoli, vorrei davvero tanto andare sopra. Mi sa che sopra c'è qualcosa pure, vero? Ah no, qui c'è qui sotto sicuramente. Se mi hanno insegnato qualcosa... Ma perché ho saltato? Ah, che figuraccia. Niente, se non perdo il potenziamento non posso stare tranquillo.
Ah, ma qui si scende allora. Ah, infatti vedevo che era aperto di là. Dico, ma non è che anche qui magari si può scendere? Ed infatti sì, altre monete. Bene, checkpoint. Ah, ho preso 100 monete, quindi una. No, 50 monete. Ah, l'hanno abbassato il level cap per la. Sì. Ok. Qua si può entrare? No. Controllo tutti quanti i tubi. Senti, coso. Ecco. Prendiamo tutte quante le monete rosse. Beh, qua è facile. Praticamente te le mettono davanti. Fai un'altra vita presa. Andiamo. Spero di riuscire a prendere anche la terza moneta. Anche se già dal primo livello te le mettono a volte in posti un pochino più strani. Ah, ecco come si saliva con R. Piano piano, ok. Bene, presa. Ah, perché io premo il pulsante sbagliato? Ecco, mi sembrava strano, infatti. Mi planava e mi girava. Dico, ma scusami, perché non mi plana e basta? Premevo il pulsante sbagliato. No, sto cercando bene di capire i comandi perché non avendo mai giocato con questa tuta. Ah, qua devo fare il. Ecco, così è molto meglio. Beh, comunque sia, l'obiettivo era prendere tutte quante e tre le monete grandi, le monete stella. Quindi ce l'abbiamo fatta. La bandiera in alto al massimo. Perfetto. Nel 3D World, se non sbaglio, dovevi prendere la bandiera con tutti i personaggi nel punto più alto. Siamo a Tunnel Sbilenco, nel punto più alto per aprire anche lo stage segreto di. Contro Bowser, poi. Se arriva ad aprire la pista arcobaleno, se non sbaglio. Cioè, non era proprio pista arcobaleno, quello è. Mario Kart, però. Ci siamo capiti. Ma che. No, che fregatura. Ah, sto sbagliando tutto, sto sbagliando. Non pensavo di farmi prendere dal Todd, dal Goomba il prima, invece sì. Mi ha preso e come mi ha preso. Bene. Ok. Ah, qua si apre il passaggio. Oh mio Dio. Chi è? Che succede? State buone. Qua niente? Però ho preso una vita almeno. Tunnel sbilenco perché effettivamente è tutto storto. Cosa fai? Perché? Ma perché è saltato lì? Perché l'ha fatto? Praticamente Luigi ha saltato troppo, ha saltato. Comunque sia, andiamo. Andiamo, vai. Aspettiamo qua che si apre ora. Oppla. Pericoloso. Esci, esci, pianta piragna, esci. E poi se stai troppo vicino alle piante piragna non escono. Tipo prima qua Luigi che ha fatto. Fatto il salto al muro, ha fatto. Salto a parete e mi ha scivolato. Io ho premuto ovviamente il tasto per saltare. Ora mi sto preoccupando perché non ho ben chiaro dove trovare. Ah, eccola. Questa è la prima, perfetto. Ok. Prendiamo bene anche tutte quante le monete che fanno sempre brodo alla fine. Perfetto, let's go. Esci, esci. Ah, ma non esce da qui, è vero. Ah, no, è uscita, oh. Ha fatto lo scherzone, eh.
Ok, qui si scende. Non mi piace molto. Ah, però bisognava farlo. Eh sì. Che fregatura! Non tanto il fatto che scompaiono le monete, tanto il fatto che mi sono fatto colpire. Vabbè, però qui c'era il potenziamento, almeno lo riprendo. Oh, bene. Oh, beh, direi che è utile. Meno male che l'ho colpito. Ma questo... No, no, che cavolo! Ma perché? Perché scivoli da qualunque superficie? Me lo spieghi? Devo ancora prendere confidenza bene con la lunghezza del salto. Eccolo qua. Ovvio che c'era la moneta pastella. E io come un tonto sono caduto. Bene. Oh, yeah. Oioi. Ci vuole un attimino di tempo. Non penso che lo schianto a terra abbia influenzato molto. Anzi, proprio per niente. Bene. Ottimo. E anche la terza moneta è presa. Bene, così mi piace. Un attimo, usciamo da qui. Bene, mi sa che ormai ci siamo a fine livello. Eccoci qua arrivati, sì. Beh, insomma, i primi livelli sono facili per prendere le monete e non si dovrebbe neanche morire a dire il vero, però io sono bravissimo e quindi ci perdo. Allora no, prendere il top della flagpole non serve a niente. Quindi la bandiera possiamo anche prenderla in basso, ma non importa. Serve solo per i one-up, a quanto pare. Dato che c'è subito Boom Boom lì che ci aspetta, direi di affrontarlo. Oh, Bowser già ha rifatto gli interni pure, immagino. Arrivo, principessa, aspettatemi! Andiamo alla casetta di Toad prima, va? Dovrebbe avere degli oggetti per me. Devo scegliere uno di questi, giusto? Scegli un blocco per ricevere l'oggetto al suo interno. Ora mescolo i blocchi, ma fai attenzione. Ok, quindi quello al centro è quello cattivo. Sì, lo vedo ancora. Ok. Bene, scelgo a caso. Però non scelgo questo qui è quello cattivo. Va bene. Ci sta. Dammi il funghetto, Toad. Ah, posso sceglierne. Ah, quindi. Ah, basta che non scelgo quello di Bowser, quindi. Devo scegliere entrambi, ma non quello di Bowser. Va bene. Vabbè, se uno si ricorda qual è quello di Bowser, anche se penso che poi saranno di più, andando avanti con la storia. Premiare per vedere i tuoi oggetti. Usa l'oggetto giusto se il livello è troppo difficile. No, no, no. Non serve. Torre degli ingranaggi. Bene. In genere il livello dove c'è il mini boss è il quarto. Però a sto giro ce l'hanno messa pure qui. Vediamo un po' qua. Cosa c'è? Qua ci sono gli ingranaggi. Allora, potrei forse salire. Potrei salire magari sopra. Ah, beh, anche da qui a quanto pare. Non per forza dall'altro lato. Mi devo complicare la vita per quale ragione. Ah, c'è il ghiaccio qui, eh. Ho fatto R più R, perché non me lo prende? Ah, ecco. Sì, va per romperlo, va bene. Ma devo premerli insieme, quindi non uno... Vabbè, io tenevo Y per correre, vabbè. Pensavo che era come altri giochi che bastava che...
Lo premevi e via. Spero che non bisognava rompere anche quello, perché sennò era un problema. E poi devo tenere premuto, certo. Vabbè, questa è una cosa basilare dei Super Mario. Tenere premuto il pulsante, poi. Ok. Ah! Per sbaglio l'ho lasciato... Ho fatto sbattere contro il muro. Vabbè, quello volevo farlo fuori, sì, quindi ok. Eccolo! Le monete. Mi piace scoprire questi piccoli segreti, passaggi e quant'altro. Ok. Ah, ma c'è la via qui. Ah, mi sembrava, infatti. Troppo bello, sembrava. Hop. No! Devi fare doppio salto, Luigi. Hop. Là! Ah, già. Aspetta, non era la prima? Oh, cielo. E qual è la prima, allora? Devo scoprirlo. Ok, quindi... Qua inizio livello, no? Ah, sta qui sotto. Ok, presa anche la prima, vai, andiamo. Ok, possiamo proseguire quindi. Ah, ma c'è questo qui. Ora, anche le monete rosse, non conto di farle tutte quante al primo tentativo o di farle tutte in generale. Però se ci riesco le faccio. Oh, quanto gira veloce queste, oh! Buone! Perfetto, preso. Ok, qua possiamo salire. Ah, ma sempre più in alto, va? Ok. Figo. Via preferenziale, praticamente. E quanti tutt'osso. Un po' di meno, Tato, su. Ma non ci preoccupiamo del tempo. Stai buono. Che sarà mai, dai. Eccoci qua, siamo arrivati. Il livello si fa con calma, il tempo c'è, ce n'è in abbondanza. Ok, fai il tuo... Boh, fa la trottola? Ah no? Non fa la trottola lui? Ok, meglio. Ok, fatto. Beh, Luigi salta molto, salta. Forse anche più di Mario, o forse sono io che non mi so regolare con i salti di questo gioco. Che è molto probabile. Però, ehi! Bene! Direi allora che per questo episodio possiamo anche concluderla qui. Vuoi salvare? Ma certo! Bene, allora, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per averlo seguito, spero che la serie possa piacervi. E noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Prima che qualcuno si triggeri... Ecco, prendo anche la ghianda, va bene? Ciao, alla prossima!